Oggi una scena davvero pietosa in quinta commissione, la commissione sanità, dove si discutevano gli emendamenti alla nuova rete ospedaliera. Il presidente è davvero imbarazzante, tante volte ha cercato di soffocare la discussione e quindi tanti emendamenti sono saltati. Quando abbiamo discusso gli emendamenti sull'ospedale di Teramo, sull'ospedale di Sant'Omero, su quello. Di Atri e lì i consiglieri di centrodestra di Termo spesso sono usciti dall'aura. Credo per il loro imbarazzo, per non sostenere le battaglie per la sanità teramana, per evitare il confronto con gli esponenti di centrosinistra. E poi, dopo alcune ore di discussione, tutti gli emendamenti sono stati respinti da questa maggioranza che ha pensato solo ad alcuni territori rispetto e a danno. Degli altri, il Presidente ha chiuso la discussione e alla fine si è votato il testo con una bagarre, una confusione, un caos completo all'interno della commissione competente. Ma noi questa discussione la riporteremo in Aula nel prossimo Consiglio regionale, dove riporteremo tutti gli emendamenti per tutelare i servizi sul territorio e la sanità di Teramo e della provincia in maniera particolare. Come ci hanno detto tutti i portatori di interesse: i sindacati, i rappresentanti di Cotip i rappresentanti dei medici, degli infermieri, delle os, che hanno tutti descritto una serietà teramana declassata e offesa da questa nuova rete ospedaliera.